Siamo con Nicola Cenzini, dottore di ricerca in geopolitica e autore del libro Le frontiere del quadrante medio orientale. Allora Nicola, il tuo secondo libro di che cosa tratti e perché ti sei concentrato sulla situazione nei paesi arabi dopo le primavere arabe? Ma innanzitutto questa ricerca parte da uno studio che ho portato avanti nel corso della mia ricerca di dottorato a Pisa, e in realtà avevo iniziato appunto con uno studio sulle primavere arabe. Perché? Perché queste primavere arabe in fondo hanno determinato un po' uno tsunami in tutto il quadrante medio orientale, in particolare nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Ma poi anche perché fondamentalmente ho voluto concentrarmi su alcuni casi studio un pochettino più particolari. Per esempio, ho voluto studiare, perché noi quando parliamo di primavere arabe magari ci soffermiamo sul caso della Tunisia, dell'Egitto, no, della Libia, però mai qualcuno, ecco, magari ha voluto affrontare il tema del Bahrain, dell'Oman, dello Yemen, che oggi per esempio è dove oggi è in corso una guerra sanguinosissima di cui molti mass media non parlano, e poi ovviamente sul tema della Siria. Ora, facendo tutto quanto questo studio mi sono accorto che in realtà, ecco, tutto l'assetto del quadrante medio orientale sta cambiando continuamente e costantemente i propri confini, e quindi anche le frontiere, no, che erano state stabilite all'inizio del Novecento fondamentalmente oggi sono drasticamente cambiate. Quindi quali sono le nuove frontiere del Medio Oriente? No? Quali sono gli attori che comunque svolgono un ruolo fondamentale in questa parte di mondo, e soprattutto qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo? Di fronte a grandi emergenze che noi tutti oggi, insomma, sono di fronte a noi, come ad esempio il tema dell'immigrazione, il tema per esempio anche delle nuove povertà, il tema delle, per esempio dei flussi anche demografici che ci sono nella parte sud del mondo, è chiaro che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo molto più importante, e noi come Italia, è chiaro, al centro del Mediterraneo dobbiamo appunto capire qual è la nostra strada. Per cui ecco, questo è un libro che cerca un po' di inquadrare quest'area di mondo e capire quelli che sono gli attori in gioco, in campo, ok? E quello appunto prova a tracciare nell'ultima parte appunto i nuovi equilibri che si stanno determinando a livello globale. Ecco, quanto tempo hai impiegato nella raccolta di tutti questi documenti per poi redare il libro? Ma in realtà, dunque, ho iniziato a raccogliere il tutto all'indomani delle primavere arabe, quindi sostanzialmente dal 2010-2011, quindi è stato un po' uno studio che inizialmente, devo dire, si era concentrato un po' su alcuni casi, come ripeto, la Tunisia, la Libia, eccetera, o l'Egitto. Poi però, ecco, mi sono accorto che in realtà sulla parte del quadrante medio orientale, per cui anche la penisola arabica, eccetera, in realtà lì si scatenavano diverse tensioni, ok? E quindi ho detto, dico, facciamo un po' uno studio magari su questa parte di mondo, che è un pochettino più, fra virgolette, poco conosciuta, dove le fonti magari erano meno note, e quindi ho voluto fare appunto questa ricerca in questo modo. Continuiamo a parlare dell'opera dell'autore Nicola Cenzini, Le frontiere del quadrante medio orientale. Siamo con l'ambasciatore Roberto Falaschi. Ambasciatore, qual è la sua opinione sulla situazione geopolitica che si è venuta a creare dopo le primavere arabe? Ma potrei usare una vecchia espressione, nel senso che si stava meglio quando si stava peggio. Perché il risultato delle primavere arabe, volute fortemente dal presidente americano e da Hillary Clinton, è stato di destabilizzare quello che c'era, che forse non era ideale, però comunque permetteva alla popolazione di stare abbastanza bene. E adesso quello che è venuto di prepotenza è l'estremismo islamico. E l'Egitto sarebbe diventato un paese diffusore di terrorismo se non fosse stato per il colpo di Stato del generale al-Sisi, che adesso si è fatto rieleggere per un altro mandato. E noi sentiamo la parola colpo di Stato, orripiliamo, però bisogna vedere il colpo di Stato contro chi e a favore di che cosa è. Non dico che il colpo di Stato di Sisi fosse a favore della democrazia, però noi crediamo, con la nostra mentalità di occidentali ignoranti di quelle che sono molte delle altre pensieri culturali,
che dare le elezioni sia portare la democrazia. No, le elezioni sono una conseguenza della democrazia che deve essere nella testa della gente. Quindi per avere la democrazia bisogna avere alcune generazioni che siano state, per usare una parola un po' forte, indottrinate alla democrazia. Ma non si può invadere, come hanno fatto gli Stati Uniti, un paese come l'Iraq e dire adesso votate perché ci avete la democrazia. Non voteranno secondo un criterio logico e nel loro interesse, o meglio, voteranno nel loro interesse particolare, per usare un noto scrittore fiorentino. Quindi adesso la situazione è molto peggiore di quanto non fosse prima, e questo è il risultato. Speriamo con un nuovo presidente americano, speriamo con Putin che si mettano un po' d'accordo, e che la piantassero con la storia del Russia Gate, perché quella è stata una tirata per cercare di danneggiare la presidenza attuale americana. Ma se ci immaginiamo che milioni di elettori americani si fanno condizionare da Putin, siamo seri, proviamoci almeno. E in tutto questo l'Italia che ruolo ha? L'Italia in primo luogo dovrebbe avere un governo, quindi non avendo un governo non ha, e mi si dirà che negli anni passati l'ha avuto un governo molto poco attivo direi, che non è che ci ha portato fuori dai nostri problemi per andare poi a fare che a misurarsi con i giganti, lasciamo perdere, va? Non siamo in grado di contrastare la Turchia se ci ferma una nave dell'ENI in acque internazionali, quindi. Ancora sul libro scritto da Nicola Cenzini, siamo qua con il consigliere grande ufficiale della Repubblica Fabrizio Nevola. Continuiamo a parlare della situazione appunto geopolitica dopo le primavere arabe. Qual è la sua opinione? Quali scenari si stanno aprendo? Parlare di scenari in questo momento è molto difficile, perché credo che nessuno in questo momento possa sapere quali scenari potremo avere da qui a un anno, non certamente nel lungo periodo, perché sostanzialmente le primavere arabe che sono state e sono partite come un qualcosa che riguardava un certo tipo di malessere di una società che aveva delle problematiche soprattutto legate ai giovani, nella realtà dei fatti secondo me le ha completamente deluse, perché partendo appunto dagli accordi Sykes-Picot, ma all'epoca esisteva un colonialismo che oggi dovrebbe essere cambiato, nella realtà dei fatti gli attori geopolitici si sono moltiplicati, hanno gli stessi degli accordi del 1916 fatti sulla pelle dell'impero ottomano, ma nella realtà dei fatti, nella sostanza, è cambiato molto poco. Quindi dipende da tutta una serie di situazioni che oggi riguardano un quadrante che non è più Inghilterra e Francia, ma chiaramente riguarda gli Stati Uniti, riguarda la Russia, ma soprattutto la Cina. In quest'ottica ci sono gli interessi degli americani, che oggi guardano meno al Medio Oriente e guardano più invece ovviamente all'Asia. Quindi è una serie di situazioni che sono assolutamente indefinibili ed imprevedibili. Stessa domanda che ho fatto all'ambasciatore, il ruolo dell'Italia in tutto questo? Purtroppo devo dire che concordo con l'ambasciatore, perché il ruolo dell'Italia purtroppo è marginale, perché bisognerebbe avere una politica certamente più forte, bisognerebbe avere una politica internazionale che ci desse la possibilità di poter affrontare certi scenari in una certa situazione. Basta vedere oggi quello che succede con la Francia e quello che sta succedendo in questi giorni in Francia legate alle vicende dell'ex presidente Sarkozy per sapere i danni che sono stati causati soprattutto all'Italia e che oggi stiamo pagando, non solo in termini di immigrazione incontrollata, ma anche in enormi termini di problemi economici e di entrate che il Paese purtroppo ha perso.